po' che cosa troviamo nella cassa, che mica mi ricordo. Un opale che non è mai male. Ho fatto anche la battuta, come sono spiritosa. Miei ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Cats for Fun e oggi finalmente ricominciamo a giocare a qualche bel gioco, qualche bel gameplay finalmente. E riprendiamo la saga di Zelda da dove l'abbiamo lasciata, anche perché se non ricordo male eravamo arrivati quando finalmente abbiamo conquistato la nostra paravela. Sì! E adesso andiamo nel mondo! E non so bene da dove cominciare, perché in realtà non so da dove cominciamo, dove cominciamo. Un cocurino! Che carino! Oh, quello lì però è arancione, quindi non l'abbiamo ancora fatto! Teranimo! È bellissimo avere la paravela, ragazzi, cioè veramente una cosa fantastica. Tra l'altro mi devo ricordare che non sono come prima. L'altro gioco è che ho è molto più avanti e rischio così di ammazzarmi. Adesso muoio, lo so già. Cioè, ragazzi, ecco, lo sapevo io. No, devo andare sul ponte. Ah! No, vabbè, mazza Bubobli, via. Tra l'altro, cascandogli così dall'alto, secondo me un pochino si rompono più facilmente le cose. Ma dall'altra parte devo ammettere che ci dà un grosso vantaggio. Non mi avvicinerò qua, se è questo che chiedete. Beh, qua non si attivano però. Oh, meno male. Ma forse perché sono all'inizio e non si attivano ancora. No, fanno un sacco paura quando si attivano, ragazzi, veramente. Soprattutto all'inizio. Oh, siamo a ponte a... Sta appresso al ponte. La fine del mondo è vicina. Sono abituato a vedere paesaggi nefasti, ma questo è il più nefasto di tutti. Perché? Vabbè. E tu dove spunti fuori? Non ti ho mai visto da queste parti. E vabbè, passavo di qua per caso. Ah, vabbè, stavo guardando. Ah, non importa, capito, è il momento giusto. Sono stufo di parlare da solo. Hai visto quelle cose che sono spuntate dal terreno? No. Ma no, non dico i funghi, le torri. Non avrei mai pensato stessi parlando delle torri. Pensa un po', mica sono qui, è successo in tutto il mondo. E le cose strane non finiscono qui. Quei sacrari abbandonati da lungo tempo hanno cominciato a brillare. Capisci cosa significa? Sta per arrivare alla fine del mondo. Quindi, tutto sommato, considera che tutto questo non è venuto per tenere. Vabbè, insomma, bla 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 bla, quale affare. Ma non sai neanche cos'è un guardiano? Non conosci le leggende di Hyrule? Quell'affare laggiù, quella forma di urna rovesciata. Vabbè, insomma, questo ti racconta la storia dei guardiani. Bla 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 bla. Interessante il primo cacciare. Quando vedono così, parte una lucina rossa. Appena visto che deve essere giunta la fine. Invece, qualche volta sono riuscito a mettervi salvo nel bosco. Non so come hai fatto, peraltro. Beh, sì, molto buoni. No, no, è stata fortuna anche quello. Comunque, intorno al castellino è pieno di questi guardiani. Sta attento. Fa buono. Starò attento. Infatti, non ci voglio andare vicino al castello. Se posso evitarlo. Il sacrario di Vashiryaku. Che è esattamente qua nel nulla. Poggiamo la nostra tavoletta shuika. Così. Super tavoletta shuika. Move. E giù nell'abisso. Ok. Ho capito qual è. Ho capito cosa devo fare. Completamente intelligente. Sono tutte le mega. Il vento. E devo seguire il vento. Infatti sono ancora vestito proprio da pezzente. Va bene. Allora. Così e qua torno in re. Va bene. E Geronimo! Vabbè, ragazzi, se non vi offendete, tanto lì mi ricordo che non c'era niente di che, perché l'avevo fatto dopo 2000 volte. Ok, in verità è molto semplice completarlo. È un po' più difficile prendere quella cassa lì, ma non c'è niente di che, per cui finiamolo così e via. Questa poi non mi era mai capitata, seriamente. Ma in che senso? Ma no. Ah, eccoli lì.
Mamma mia, che difficoltà, non me ne neanche accorta che c'erano. Ti ho trovato che fatica però. Ne ho trovati due comunque per ora, veramente faticoso. Anche perché non ha fatto nessun suono, niente di che. Adesso mi sto di nuovo perdendo, lo sapevo io. Dove devo andare? Di là, di qua. Vai, Link! Dai, Link, ce la puoi fare. Abbiamo trovato anche un sacrario. No, Link, no, non fare, no, che ci sono i pipistrelli. Il sacrario di Vago Cat. Andiamo. Non me lo ricordo proprio. Il ponte di metallo. Ci ho capito io. Cosa c'è di metallo? Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, comunque avete già capito cosa dovremmo fare qui. Me ne scappa. Ambra! Resina fosse che trova Irule, corressimi a caramello, bla 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 bla. Ah, è vero, c'era questo qui poi lì. Allora, devo prima prendere questi e spostarli gentilmente proprio di qua. E poi, una volta posizionata così, salite su in modo ok, e poi di qua così. Oppla, siete arrivati. Ah no, ho sbagliato gioco. Scusate. Ah, tra l'altro, aspettate un secondo perché io ho una piccola chicca. Perché questi sono alcuni dei miei amiibo di Zelda, tra cui anche lui. E ovviamente possiamo tirar fuori il nostro cavallo preferito. E assisterete in diretta all'utilizzo di questo per far venire fuori Epona! Ciao Epona! Ciao patatina! Ciao! Vai via tu! Epona, amore mio! Andiamo, di qua. Dai, su. Non fare sempre la solita cavalla antipatica, dai. No, 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 dobbiamo parlarci, Epona. Epona, cosa fa? Epona. Io odio in verità Epona, perché fa sempre quello che non deve fare. Sì. No, no. Registro un cavallo, capito? Vediamo un po'. Vuoi registrare che... Sì, grazie mille, va bene. No, 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 no. No. Aspetta, aspetta. È vero, non ho una rupia. No, aspetta, vieni qua. Tu ti devo vendere le cose per 20 rupie. Oh, aspetta un secondo, ma questa non è la leggendaria Epona? Certo che è la leggendaria Epona! L'hai riconosciuta anche tu! Certo, ovviamente, stupido stalliere. No, lascialo qui, lo lascio qua al sicuro. Non chiedete perché. Ma... ecco perché non mi è mai successo che morisse un cavallo. Perché ho dei problemi con i cavalli. C'è una papera, non avevo mai visto una papera in vita mia. Cioè, nel senso, non in vita mia, nel senso che io non avevo mai. Io personalmente non avevo mai visto una papera. Ma non avevo mai visto una papera in questo gioco. Comunque, adesso ho visto una papera in questo gioco e andiamo a vedere che cos'è quell'affare lì. Cos'è quella roba? Tipo, cosa sta succedendo là? A parte quelli, però questo qua sta saltellando sul ponte. Cosa hai visto? Ah, ok. Ciccia, ciao. Ciccia, ciccia. E là? Ciao. Tutto a posto? Ti posso aiutare? Ciao. Ma veramente io ti ho salvato! Grazie, prego! Non c'è di che, eh? Tanto io non so se con la mia stamina riuscirò ad arrivare fino di là, però posso. Ah, ma che palle!
I Mimic sono veramente antipatici, sono uno dei miei mostri preferiti. Oh, e da qui secondo me, anzi andiamo un pochino più vicino ancora, da qui secondo me ce la posso fare. Ah, ma ho capito qual è, fantastico. Ah, siamo arrivati qua alla spiaggia dei fiori e andiamo a parlare con questa tizia. Appena dei fiori intorno al sacrario, grazie, così è sempre più facile andare. Poi dare un'occhiata in giro, ma stai attento a non calpestarli, perché se li calpesti, questa qua si arrabbia tantissimo. Quindi tu devi andare da qui a lì e lei ha messo tutti i fiori intorno, malefica. E quindi devi stare, prima di tutto devi fare questa specie di giro un po' dell'ostrega, ma poi ovviamente non solo non devi calpestarli, ovviamente non devi neanche tagliarli. Ok, se volete poi quella roba lì, se non ricordo male, veniva fuori esatto così. Ok, veniva fuori così. Quindi potete poi recuperarlo se volete. Colare la tizia praticamente ci ha messo fiore ovunque. Però se state un po' attenti, insomma, ce la fate senza problemi. Ok, sì, la mettiamo esattamente volmando qui. Esatto, e poi passiamo sopra la passerella. Ok, a posto. E poi ecco, mettiamola qui. Ci saltiamo sopra. Ecco qua un'altra. Ok, opla. E poi c'è la cassa su giù che mettiamo su. Ecco qua. Con il magnete. Opla, opla. Ok, apriamo la cassa che è laterale così. E un opale. Un opale non va mai male. Scusate. Ok, un'altra cassa. Aprire cassa. Cosa trovare? Frecce di ghiaccio. Fanno sempre bene. Adesso ne mettiamo un'altra qui. Poi ci buttiamo direttamente perché tanto è inutile. Stando un attimino attenti. Ah! Grande che non sono riuscita a non morire così spiaccicandomi. E andiamo. Wow. E direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio, vi mando un bel bacio e vi saluto al prossimo video, gente. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e condividete il video, che mi fa sempre un gran comodo, così possiamo continuare ad essere sempre di più. Baci baci ragazzi, alla prossima.